Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi torniamo a parlare di sicurezza. Sicurezza con questa telecamera Citronix che è diversa da tutte quelle che abbiamo visto sul canale finora. O meglio, è uguale sotto tanti aspetti, come per esempio il fatto di essere una telecamera completamente wireless, il fatto di avere il pannellino solare per l'alimentazione. Quello che la rende differente da tutto il resto è che è una telecamera 4G LTE. Quindi ci dà la possibilità di andarla a mettere anche su una montagna attaccata a un albero, attaccata a una baita dove non abbiamo la possibilità di avere una connessione wifi normale e poterla interrogare a richiesta per andare a visualizzare le immagini o per andare a controllare quello che sta succedendo. Citronix CTS20-4 4G. Andiamo ad aprire insieme la confezione. Anzi, io in verità come al solito l'ho già aperta. 67 Lab. Vediamo un pochettino questa nuova telecamera che, come vi dicevo, ho già provato ad aprire perché ero veramente curioso di sapere come fosse fatta. All'interno troviamo, questo lo vediamo dopo, il manualetto di istruzioni. La prima cosa che incontriamo è il pannello solare, che sembra anche non esageratamente grande, tra l'altro. Un generoso cavo di alimentazione per portare l'alimentazione dal nostro pannello, per esempio. Tutta la parte di fissaggio al muro o dove ci servirà e finalmente la nostra telecamerona, che è veramente massiccia, come state vedendo già, anche se ancora fasciata, e che è veramente pesante. Andiamo un po' a vedere come è costruita. Allora, nella parte frontale ovviamente abbiamo l'illuminazione normale e a infrarossi. Qua sotto credo ci sia il sensore PIR, e infatti penso che sia quello, e ovviamente l'ottica, più qualche altro sensorino che al momento non ho ben identificato. Nella parte inferiore abbiamo la possibilità, dietro questo sportello che me la va a sigillare, di eseguire il reset tramite il pulsante, di inserire la SIM e di inserire una micro SD dove verranno registrati i filmati. Chiudiamo lo sportellino. Nella parte inferiore del braccio per il fissaggio abbiamo il tappino per la presa USB con la quale andare ad alimentarlo. Sempre sotto un pezzo di gomma il pulsantino per andare a eseguire l'accensione. Posteriormente una bella piastra in metallo per il fissaggio a una parete o dove ci serve, e nella parte superiore un filettino da 1/4 dove andare con l'apposito supporto, che è qua dentro da qualche parte, a fissare il nostro pannello solare. Ovviamente poi due antenne, che in questo caso non sono quelle del wifi ma sono quelle appunto per il 3 e 4G. Nella parte posteriore della telecamera abbiamo poi una serie di fori dietro ai quali troviamo lo speaker, in quanto la telecamera ha la comunicazione bidirezionale, quindi abbiamo la possibilità di parlare attraverso il nostro, per esempio, telefono direttamente da questo speaker a chi è per esempio nei pressi della telecamera. Bidirezionale in quanto nella parte anteriore ovviamente abbiamo il microfono per riprendere i suoni d'ambiente, che servirà anche come microfono per la trasmissione bidirezionale. Non conoscevo ancora questo brand, per adesso sembra un ottimo prodotto. Le plastiche sembrano ben realizzate, sembrano solide, e anche il peso della telecamera fa capire comunque che c'è della sostanza. Come vi ho fatto vedere poco fa, abbiamo all'interno della scatola anche questo pacchettino che, come vedete, contiene una SIM. Infatti, solo per l'utilizzo di test, poi in verità in qualche modo probabilmente può essere ricaricata, ma per l'utilizzo di test ci viene fornita una SIM con 300 mega di traffico per poter andare a provare la nostra telecamera senza dover necessariamente avere già una SIM. Cosa molto molto comoda, vi dico la verità, anche per me che devo farne la recensione. A questo punto io direi, lasciamo tutto così com'è e ci vediamo tra qualche giorno, come al solito per voi passerà qualche istante, quando andrò a installarla all'aperto per poi andare a testarne le funzioni con il 4G. Ci vediamo tra un attimo. Finalmente, dopo qualche giorno di pioggia, sono riuscito a uscire per finire questa recensione. Sono venuto in questo magnifico parco che avete già visto qualche volta in altre recensioni e quindi ora non mi resta che presentarvi il mio nuovo guardiano. Adamo. Elon Musk muto. Scherzi a parte, abbiamo trovato questa posizione per la telecamera perché non ho trovato un albero su quale poterla installare per far sì che il pannellino fosse al sole e continuasse a ricaricarla.
però perfetto il funzionamento qua sopra ed è anche divertente da vedere. Purtroppo la telecamera ha appena subito un incidente, il manichino è caduto per terra e il pannello si è spaccato, però continua comunque a ricaricare. Come vi dicevo, cosa fighissima, nella confezione viene fornita una schedina che funziona praticamente in tutta Europa, con la quale possiamo andare a testare la telecamera, tant'è che adesso continuano ad arrivarmi notifiche di me che passo davanti alla telecamera o cose di questo tipo. La configurazione è semplicissima, basta andare con uno smartphone a fotografare il QR code che troviamo sopra e dietro alla telecamera e il gioco è fatto. Un paio di autorizzazioni sull'applicazione proprietaria, questa applicazione che si chiama Seatronix, e appena finita la configurazione ho iniziato a ricevere le notifiche di movimento che vengono rilevate. La telecamera è a bassissimo consumo, abbiamo il solito sensore PIR che va a rilevare il movimento e in quel momento andrà ad accendere la camera. Dopodiché con l'applicazione possiamo andare a interrogarla in qualsiasi momento attraverso la rete 4G. Sull'applicazione è sufficiente per andarla a interrogare cliccare sulla telecamera e vedete che subito viene inquadrato quello che andiamo a vedere. Poi, se vogliamo aggiustare l'inquadratura, possiamo andare a muovere la telecamera come ci piace, andando semplicemente a premere sul joystick. L'immagine non è nitidissima perché si cerca di consumare la minor quantità di dati sulla schedina possibile. Però abbiamo poi la possibilità di andare a vedere le registrazioni che vengono comunque fatte sulla schedina di memoria. Sempre dall'applicazione, ovviamente, possiamo andare a decidere di registrare una clip o di scattare una fotografia. Se proprio non ce ne frega niente di andare a risparmiare i dati, possiamo poi andare a visualizzare le immagini in alta definizione e vedete che l'immagine è decisamente migliore, anche se comunque un pochettino a scatti. E intanto continuano ad arrivare le notifiche di me che passo davanti alla telecamera. Onestamente credevo che col fatto della connessione 4G ci fossero più cose da settare, più impostazioni da andare a definire per far funzionare la telecamera. Invece, come vi ho detto, semplicissima l'installazione e subito la telecamera pronta all'uso. Per trarre le nostre conclusioni, con circa 160 euro si porta a casa questa telecamerina con la SIM con 100 mega di traffico dati per andare a provare il prodotto, e la stessa SIM può comunque essere ricaricata se vogliamo direttamente con un sito che viene indicato sulla scheda stessa. Non ho ancora guardato che piani ci siano, quanto vengano a costare e via dicendo. Comunque, come ben sappiamo, si possono andare a recuperare delle schede solo dati che vengono utilizzati apposta nei dispositivi di sorveglianza. Prodotto direi anche molto resistente, a parte il pannello che si è spalmato per terra e si è distrutto il vetro davanti, però la telecamera non ha subito danni nonostante essere caduta da un'altezza di circa 2 metri. Per cui un prodotto che vi consiglio se dovete per esempio monitorare, che so, la casa in montagna, la casa in campagna dove non avete una connessione wifi perché magari è la casa dove andate a fare qualche vacanza o cose di questo tipo. Direi che con questo posso chiudere la recensione. Adesso andrò a piazzare Adamo in un angolo un po' interessante, cercando di lasciare il pannello al sole, e alla fine di questo video vi lascerò qualche registrazione fatta in remoto da casa, che è a circa 10 km da qua, per vedere come si comporta anche in altre situazioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like qua sotto. E mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere nemmeno un video o una recensione. Ricordatevi poi di seguirmi anche su Instagram, dove normalmente pubblico qualche anteprima, qualche, diciamo, spoiler di quello che accadrà sul canale YouTube. Anche per oggi, da Andrea e da 67 Lab è tutto. In questo bordello di macchine, treni, motoseghe, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ragazzi!